imparato a sorridere. Che bello rivederti sorridere, Stefanino. Sono contento che Cabal sia saltato perché abbiamo sei ritornato sorridente il giorno dopo. L'Inter beffata. Oh, che bella soddisfazione che hai avuto, eh? Queste sono le soddisfazioni della vita. Stefanino, dillo. Diglielo a quegli milanisti che vogliono i giocatori forti, che vogliono una società più competente. Ma che cazzo di soddisfazione vi dà un giocatore buono? Ma la soddisfazione di dire l'Inter è stata beffata per Cabal, cioè, ma è qualcosa di fuori di testa, è una soddisfazione enorme, eh Stefanino? Diglielo, eh? Cabal, gran giocatore, ci hanno rubato un giocatore che veniva qua a fare il titolare, gli davano anche la fascia da capitano a Cabal, da come avevo capito io. Lautaro ha detto con Barella, si sono messi d'accordo, ha detto ragazzi scopriamo Cabal, basta che lo fate venire qua, gli diamo anche la fascia da capitano e da vice. Quando manca non mettiamo la fascia da capitano, mettiamo quella da vice, vogliamo due fasce perché è troppo importante Cabal e la fascia da capitano la deve indossare solo lui. Però niente, c'è stata la Juve che è intervenuta su questo grande giocatore, noi lo volevamo prendere con il prestito, loro invece hanno pagato 12 milioni e tutti si stanno chiedendo anche, ma 12 milioni, ma chi è sto Cabal? Ma perché vale 12 milioni Cabal? Pensa a te, banditino, 12 milioni Cabal, il tuo Maldini non li vale. Il tuo Salemaker non li vale. Ma com'è? Ma spiega, ma com'è che il Verona che si è salvato all'ultima giornata adesso ha giocatori che valgono dai 15 ai 20 milioni, tutti. Tutti quelli che vendono. Eh? Non dici nulla? Ti va bene, perché è il Verona, eh? Però ripeto, il Verona vende giocatori ad un prezzo più alto dei vostri. Com'è? Spiega sta storia. No, a te non ti interessa, ma a te ti interessa che l'Inter è stata beffata, eh? Non vedevi l'ora. Ci hanno beffato per un giocatore che noi mettevamo in tribuna o in panchina, pensa a te, pensa come siamo messi. Comunque, lascia stare il giocatore che può essere buono o non buono, può diventare buono o non buono. È vedere te che hai questa gioia, questa soddisfazione per queste cose. Ora capisco perché i veri milanisti ti schifano, tra virgolette, perché sei povero di emozioni, cioè se ti emozioni con così poco è un problema. È un problema per te, non un problema per noi, ripeto. Fa ridere, fa un po' ridere, però è giusto che anche lui abbia le sue soddisfazioni, perché ultimamente tra l'accantonata che gli ha dato Silvestrin, che l'ha piazzato là in un angolino ed è stato fermo lì, che non si muoveva più, tra gli utenti che se parla di Milan non lo guardano, basta vedere il video di ieri mattina, parla di Milan e fa 2000 visualizzazioni, parla di Inter mettendo il titolo dell'Inter ne fa 4-5 mila. E qui già vi dovrebbe far capire che lui del Milan non gliene frega niente, perché gli conviene parlare dell'Inter, perché se no fa molte molte meno visual, vero Stefanino? Diglielo, a te che sai la verità, digliele ste cose, o gliele devo dire io, gliele dico io, dai. Quindi è giusto vedere Stefanino contento per questa cosa, io sono contento perché l'avevo visto un po' abbattuto, cioè dopo la discussione con quelli di DNA che gli hanno detto, ehi Stefanino, questo è il nostro canale e non è che te vieni qua e fai quello che ti pare, se ti piace dirle stronzate vai nel tuo canale a dirle e non rompere le palle. Oh, poi ieri hanno fatto subito pace, perché avevano visto che ci avevano dato una soddisfazione immensa e allora si sono messi d'accordo, perché dopo tutto funziona così, il bandito lo chiamano perché porta un po' di scritti, un po' di visual. Quindi non possono loro farlo fuori così di netto, ok? Infatti ieri bacini, 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 bacetti.
Vabbè, comunque, ragazzi, è saltato Cabral, ma io solo ho piacere. Sapete perché ho piacere? Perché è saltato Cabral? Anche per alcuni interisti. Ho visto video, scene imbarazzanti. Legionari! Impero di sto cazzo! Qui è il canale della verità! E qui è l'unico canale dove troverete la verità! Dove arriverà Bin, Beef, la Bin, Tin, la Beef! E poi dopo arriva l'altro in canotta, hai capito? Nella penombra si vede solo sta faccia con sti occhiali in canotta, che secondo me sta schiumando come un porco. Cabale fatta. Le mie fonti dicono che cabale fatta. Ma quali sono le tue fonti? Legionario lì, impero. Ah, io ti adoro, guarda. Quello con la canottina, la nera, che sta là, che si vede in penombra, a me fa volare. Il poeta, il poeta. Scusami, poeta, però a me quando date, volete fare i giornalisti, che non lo siete, volete dare le notizie di mercato, dicendo, quando dite la vostra notizia, le mie fonti, io volo via. Io quando sento le mie fonti da voi, ma da altri youtuber, sia interisti, milanisti, gioventini, io volo via, volo via. Io vorrei sapere un giorno chi sono le vostre fonti. Chi cazzo vi dà le fonti? Cioè, la fonte che ti ha detto che Cabala aveva fatto all'Inter, chi è che gli andiamo a scrivere sei una fonte di merda? Porca, giocano a fare i giornalisti, hanno 40 anni, 45, 50 anni, non sono giornalisti e giocano a fare il giornalista. Oh, e ne beccassero una, dico, cazzo, almeno questo li becca, si vede che ha contatti con qualcuno. Oh, ne beccassero una, zero, 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 come la farina, zero, zero. Adesso comunque loro dicono che arriva pif, pof, pof, pif, pof, puff, ok, speriamo, speriamo che arrivi pif, pof, puff, che ci compri tutto, ma io se lo dite voi non è che ci credo tanto, devo essere onesto. Non è che mi date quella garanzia che cerco, sincero, poi ognuno è libero di fare quello che vi pare. Voi continuate a dire che le vostre fonti vi danno notizie di mercato, il vero mercato è solo qua, come dite, e il vostro impero, non so come finirà, però se queste sono le bombe di mercato che avete sicure, allora io mi farei due domande. Due domandine me le farei, però magari fatevele voi, poi mi sapete dire, mi raccomando ragazzi, ditemi la vostra anche voi e ditemi se le vostre fonti vi hanno dato qualche notizia bomba del mercato, che me la scrivete qui nei commenti, mi raccomando, lasciate la iscrizione al canale, anche al secondo canale se vi va, che si chiama Chiocciola Manux trattino 1010. E mi raccomando, lasciate il like, è fondamentale se volete fare crescere il romagnolo. Ciao belli!